Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Timberborn, un gioco che non innova nulla, è un survival un po' alla Timber and Stone, disponibile adesso per pochi perché è incluso il beta. Grazie per esserti unito a Timberborn Beta. Alcune cose in early access, in early beta, scusate, quindi in una prima fase di beta. Ci sono molti contenuti già presenti, ma molti devono ancora venire. Stiamo continuando a lavorare su nuove feature, preparati a bug e balle varie. Insomma, adesso si comincia il gioco così. L'ho già iniziato, però insomma voglio farvelo vedere dall'inizio. Si potranno giocare vari tipi di queste sorte di castori, io presumo siano il beaver, in mappe diverse: canyon, le isole o le cascate. Io faccio le cascate, anche se di cascate poi esattamente non stiamo a parlare. Aspettiamo che finisca il caricamento e poi vediamo che cosa succede, che cosa ci propone questo gioco. Eccoli qua. Allora, molto bello con la pausa, cioè pausa, fermiamo tutto col tasto spazio, vedete i nostri castori, poi magari sono marmotte, mi sbaglio io, però insomma questi sono, è l'inizio di gioco. Allora, qua ci mostra in alto, a sinistra, gli adulti e i bambini che abbiamo, le persone che sono senza lavoro, è tutto diviso in builder, i vari edifici che poi ci consentiranno la raccolta e così via. È molto bello perché è basato su una sorta di steampunk, nel senso, non so se lo definirei waterpunk, perché in pratica abbiamo modo, vabbè, prima di tutto vi mostro la possibilità di abbattere tutti gli alberi maturi, oppure indistintamente tutti gli alberi. Io adesso inizio con questa cosa qui, gli dico di abbattere solo i maturi, infatti vedete che mi lascia perdere quelli piccoli. Possiamo andare a buttare giù tutti i cespugli, oppure demolire le risorse. Modo stupido. Questo tasto invece serve per distruggere gli edifici, questo per creare percorsi e strutture, quindi in questo caso abbiamo un sentiero qua bloccati e dobbiamo sbloccarli con la ricerca, le scale di legno, il ponte, la sopraelevata, insomma, e questi scaffolding dovrebbero essere tipo le impalcature. Qua invece abbiamo lo storage che andiamo subito a piazzare. Vedete che c'è una linea, diciamo una zona in cui tutto quello che viene raccolto in questa zona per quanto riguarda il legname viene posizionato lì, e lo mettiamo lì. Intanto iniziamo a costruire, così intanto vi faccio vedere il resto. Piccolo magazzino, capacità di 200, ci chiede 15 log, oppure il magazzino largo che ci chiede punti scienza, oppure il water tank, la capacità di 300 per quanto riguarda lo storage dell'acqua. Labo invece abbiamo il builder flag. Il builder flag è una sorta di edificio che ci permette di estendere l'influenza di questo ambiente qui, della build dei costruttori, che al momento ha due lavoratori, massimo 4, quindi possiamo dirgli a 4 dei nostri 7 lavoratori di andare lì a fare i costruttori. Non è una meccanica nuova. Le case, abbiamo possibilità, spendendo log, di andare a ospitare i nostri omini, insomma. Loro intanto stanno tagliando gli alberi, una volta tagliati porteranno i tronchi qua dentro. Qua invece abbiamo food, abbiamo il gatherer flag, che è molto interessante perché ci permette con un lavoratore di mettere qualcuno di in pianta stabile a raccogliere tutto quello che troviamo. Infatti io lo metterei esattamente qui, così qualcuno poi qui verrà a costruire. Woodworking, abbiamo il lumberjack flag. Praticamente estende il range del building path per quanto riguarda l'abbattimento di alberi, immagino. Abbiamo il carpentiere, 15 log, ci permette di fare le assi dai log, richiede potenza per operare. Infatti qua, rispetto ad altri giochi, c'è anche l'amministrazione della potenza, ma ve lo farò vedere tra poco. Abbiamo power, e qua infatti vedete water wheel produce power, deve essere piazzato su un river, vedete qua con la R ruotiamo da una parte, con shift R dall'altra, e vedete che viene piazzata qui, e c'è questa diciamo ingranaggio blu che è molto comodo perché ci permette di appunto di mettere lo shaft, che sarebbe una sorta di cambio, insomma, e sarebbero gli ingranaggi, quindi la ruota gira per lo scorrere dell'acqua, fa girare gli ingranaggi e produce energia. Infatti abbiamo quello, la curva, l'intersezione a T, un'intersezione più ampia, i vari tipi di shaft.
scienza, molto importante, l'Inventor's Hat, quindi praticamente la possibilità di mettere un ricercatore ed effettuare ricerca con punti ricerca. Leisure dovrebbe essere una sorta di tutto quello che riguarda templi, campfire per la vita sociale, insomma. Decorazioni, quindi cespugli e cose varie, e monumenti, ma al momento non ci interessa. Come vedete che hanno già abbattuto alberi, io direi di dargliene altri. Ovviamente li abbattiamo di qua, così almeno abbiamo più cose. E al momento la struttura è questa, fatta con queste cose, con una produzione minima di energia, al momento è così. Possiamo fare il carrot field. Gathering flag, no? Watering place. Io questo l'ho costruito. Vedete che c'è un tizio qui che si mette a scavare. A raccogliere le cose. Quindi io posso dirgli di andare a raccogliere questi. E lui va e lo fa. Però non abbiamo un magazzino, quindi onestamente non so dove andare. Vedete qua in alto abbiamo i materiali, il cibo che possediamo, bacche, acqua, scienza. Punti scienza non c'è ancora nessuno, c'è un lavoratore, adesso ci metterà... Ah, probabilmente non c'è nessuno senza lavoro, quindi adesso diminuisco uno di uno i costruttori, così uno si potrà mettere qui, ok? E iniziamo la produzione anche di punti ricerca. Vedete, non è nulla di nuovo, non è che abbiamo bisogno di starci sopra per giorni a vedere questo gioco, perché tante cose ci sono già e lo vedete negli edifici costruibili, però è un early beta, quindi mi lascia ben sperare per quello che si potrà vedere in futuro. Al momento non abbiamo bisogno di grosse produzioni di energia, abbiamo il campo di carote che piazziamo a cazzo qui e vediamo che cosa ci fa fare. Mettiamo anche una ruota qui, così vediamo un attimino come funziona. Gli mettiamo anche uno shaft qua davanti, vedete, ruotiamo, vedete che si collega. Housing ci permette di soddisfare, lo mettiamo qua, bello che si possono attaccare le case. Quindi adesso noi gli abbiamo dato un compito molto importante, che è quello di abbattere più alberi possibile, quindi gli do questo compito qui. In alto a destra potete aumentare fino a 7 volte la velocità, quindi adesso continuiamo, sta arrivando anche la notte. Non ho in oro quello che poi si potrà fare a livello di combattimenti, ma da quello che ho visto non vi so dire se ci saranno dei combattimenti. Al momento non c'è più nessuno, dormono tutti qua così. Abbiamo solo due log, quindi adesso aspettiamo che si arrivi alla fine. Ok, si è fatto giorno, si rimettono al lavoro. Vediamo intanto, vedete che intanto abbiamo prodotto 3 punti scienza e poi potremo andare a sbloccare. Qua abbiamo tutto la crescita del nostro villaggio, gli obiettivi. Praticamente possiamo andare a sbloccare le altre due razze rimanenti. Gli impieghi, qua in alto, adesso è aumentato un bambino, è diventato adulto, quindi abbiamo un lavoratore in più. Sono tutte meccaniche viste e riviste, eh? Cioè non è una critica, perché se un gioco del genere vi piace, vi è piaciuto Team Brainstorm, ve ne sono piaciuti tanti altri che vi ho portato, vi piacerà anche questo. Mi dice che manca acqua, quindi ho bisogno di capire water in place. Deve essere piazzato sull'acqua, ok, allora lo piazziamo così. Così potremo andare a prendere dell'acqua. Tac. Bene, non so se si può piazzare una sorta di priorità, ma mi pare di no. Giusto, qua stanno iniziando a produrre carote, quindi tra un po' inizieremo a raccoglierle. E poi magari piazziamo percorsi, non so, un sentierino, insomma. Vabbè, ma tanto ci arrivano anche senza, quindi... Però intanto lo facciamo comunque. E hanno bisogno d'acqua i ragazzi qua, quindi moriremo rapidamente, ma non di sete, probabilmente sì di sete. E niente, woodworking al momento lo lascio lì, non possiamo neanche fare un magazzino al momento. Io spero che non muoia nessuno e spero che si mettano a costruire rapidamente questa roba, perché... Ok, no dai, abbiamo quasi finito, ok, abbiamo finito. Finiranno la costruzione, ok. Vedete che adesso vanno e bevono. Non abbiamo modo di immagazzinare l'acqua, però stiamo anche producendo parecchia
parecchi punti di ricerca. Possiamo aspettare, dobbiamo arrivare a 120 per poter produrre il water tank, quindi per poter stipare l'acqua all'interno. Possiamo fare altro il griglia le patate, no, potato field, gutter red flag, no, di cibo al momento ne abbiamo, tra un po' avremo anche le carote, magari ci pensiamo anche un potato field, ma al momento ci manca anche il legno, quindi non lo so, dovremmo mandare qualcun altro ad abbattere alberi qui, magari liberare questa parte di foresta qui. E non hanno ancora finito di costruire questo perché ci chiede 50 log e produce 290 cavalli di potenza. Horsepower, penso siano i cavalli, sì. Allora, abbattiamo anche questo bush qui. Dice che però non è maturo perché non è colorato, quindi mi sa che deve ancora crescere. C'era 4 bacche ognuno, hanno già costruito il pezzo lì. Sarà da capire poi per cosa servirà l'energia, perché avevamo visto che serviva per alcuni edifici. Sì, infatti deve essere connesso al grist mill per fare la farina, ok, il bakery per fare il pane, la farina, insomma dalla farina fanno il pane, il campo di grano, però al momento water pump, la pompa d'acqua, ok, per bere, soddisfa la sete, al momento vanno e bevono dal villaggio normalmente. Abbiamo fatto anche la casa, ok, soddisfa il comfort e così via. Adesso è notte, andiamo a vedere, vedete che cliccando su ognuno di loro, vediamo come stanno, una sorta di livello, con i requisiti che hanno soddisfatto, di cui sono contenti, quindi la fame, la sete e il sonno. Poi possiamo andare a potenziargli anche la vita sociale, il divertimento, la nutrizione di vari livelli, la conoscenza, la spiritualità, l'estetica e aura, non so che cosa sia onestamente, poi mi informerò. Non so dirvi il prezzo, non so dirvi data d'uscita, è una closed beta anche qui. Tenete sempre d'occhio i giochi di questo tipo, soprattutto se li scovate su Steam, io l'ho scoperto per caso, perché spesso danno l'opportunità di iscriversi a una beta con, dalla loro, la speranza che i giocatori che lo provano possano segnalare bug. In genere sono versioni di gioco limitate a livello di features, come vi ho già detto all'inizio di questo video, ma che sono completamente gratuite fino al momento in cui la beta non finisce. Allora il codice di Steam viene revocato e poi si aspetta un'altra beta, un'altra convocazione, piuttosto che l'uscita del gioco e quindi l'eventuale acquisto. Siamo a metà della produzione di questa water wheel, di cui non ce ne facciamo assolutamente nulla. Stanno diminuendo anche a vista d'occhio le berries. Abbiamo carote, non c'è nessuno che lavora. Ma aspetta, rivediamo di giorno se c'è qualcuno che ci lavora, se sale qualche percentuale lì. No, il problema è molto serio perché sono morti i bambini e anche gli adulti, insomma sono praticamente morti tutti e quindi non c'è più nessuno. E vorrei anche capire, ok, i bambini sono morti di sete. Morto di sete, sono morti prima e non siamo più riusciti a recuperarli al giorno 4. E niente, dovremo ripartire da qui, sperando che ora, avendo costruito questo pozzo qui, la gente ci venga. Adesso abbiamo due lavoratori, io ne libero uno perché voglio metterne uno a coltivare patate. Potete farlo? No? Ah, ma probabilmente non c'è niente da fare perché devono venire qui a... Allora, qua non vanno più avanti, siamo al 50% del progresso perché c'è bisogno di abbattere altri alberi, quindi... Ah no, ma gli ho dato questi da abbattere, non capisco perché non vadano ad abbatterli. E qua vedete che non sono raggiungibili. Non lo so, onestamente credo di essere abbastanza impedito in questi giochi. L'avevo già giochicchiato un pochino, ovviamente meno in velocità di come sto facendo ora, giusto per vedere. Quello che noto ora è che non c'è modo di scavare nella roccia, quindi al momento è tutto basato su questi castori che tagliano il legno e tecnicamente si producono le dighe.
No, non mi fa lavorare nessuno perché probabilmente stanno crescendo. O non abbiamo carote? Produce 45, 65 carote dopo 4 giorni. Bisogna aspettare. Vediamo anche intanto se sta... Sì, diciamo che il tizio qui sta producendo copiosamente punti di ricerca, che vorrei sbloccare anche il tank dell'acqua. In modo da... da immagazzinare l'acqua. Non si parla di batterie, quindi si dovrebbe parlare di una sorta di energia motrice di torsione con questi tronchi che ruotano e che fanno girare più edifici, quindi è una cosa di water punk, insomma, non è uno steampunk, non è un dieselpunk. Nello specifico un dieselpunk è quello che potrebbe essere un Dishonored, quindi con l'olio di balena, uno steampunk è tutto quello che invece si muove a vapore, mosso dal vapore. E qui un waterpunk lo definirei, quindi un mosso dall'acqua. Ecco, abbiamo costruito la ruota produce energia che può andare ad alimentare un edificio. Howling Post. L'howling è interessante perché... tiene fino a 10 lavoratori e aiuta il trasporto delle merci, da un bonus di forza del più 100. Abbiamo un bambino, finalmente, sta riaumentando la popolazione, per quanto le berries siano messe davvero male, quindi ho bisogno di gente che vada e raccolga bacche, come se non ci fosse un domani, perché abbiamo bisogno di mangiare anche noi. Peccato che però non c'è più nessuno che ci lavori, quindi... Poi c'è questa funzione qui che ci permette di trasportare tra i magazzini mentre lui non sta facendo niente, non ha nessun compito, quindi... Vedremo. 108, a sto punto aspettiamo e facciamo una prova di ricerca e vediamo se riusciamo a ricercare qualcosa. Intanto qua abbiamo 10 di legname, lo stiamo accumulando, giusto che sia... Qui abbiamo una produzione, come dicevo, gira da solo fortunatamente, l'acqua va da una parte, appunto la ruota gira in base a... ma in realtà non si sta neanche muovendo. La visuale è ruotabile in questo modo, quindi diventa molto grazioso da vedere il gioco, anche se in realtà poi appena mollate vi riporta alla realtà, insomma, con una visuale così. Però sono veramente molto molto gradevoli i movimenti dei vari omini, insomma. Poi graficamente non si crede al miracolo neanche questa volta, però penso sia una buona, diciamo, una buona scoperta questo titolo. Adesso aspettiamo, mancano ormai 6 punti e possiamo cercare quella ricerca di prima, che dicevo prima, del water. Allora, vediamo, eccolo qua, water tank, 100, mancano 3 punti, quindi a breve... possiamo farla. Rimango qua sulla visuale, diamo un'occhiata al mondo, ma il mondo alla fine finisce qui, quindi non c'è altro al momento, però ripeto, parliamo di una beta in fasi primordiali. 123 di scienza, possiamo sbloccarla, vedete che possiamo andare a spendere, ci costa 120, ce ne restano 3, possiamo costruire i materiali. Il problema in questo caso è che ci chiede 20 log, 30 plank e 10 gear, quindi dobbiamo andare a costruire l'edificio che ci produce le plank e quello che ci produce le gear, quindi insomma il solito cane che si morde la coda come in tutti i giochi di questo tipo. Allora ragazzi, io spero in questo breve video di avervi fatto cosa gradita, di avervi fatto scoprire questo gioco. Usciamo al main menu, c'è un questionario, torniamo sul menu principale di Timberborn, versione beta, versione molto molto indietro. Però, insomma, non so dirvi ancora il prezzo, però spero di avervi fatto cosa gradita, ad avervelo portato. Ovviamente, ora tocca a voi, commenti qua sotto e alla prossima, e ciao ciao!